Il tema della giornata di questo webinar, è il Digital Media Specialist e quindi quello che riguarda una figura con competenze digitali particolarmente complicate per certi aspetti che poi vedremo, ma che comunque trova anche un riscontro in termini di interesse estremamente rilevante comunque nel mondo del lavoro, diciamo, oltre a quelli che sono altre figure, diciamo sicuramente quelle per esempio del consulente ICT, che sono sicuramente molto diffuse. Quindi il Digital Media Specialist è una figura professionale che comunque abbiamo voluto approfondire nell'ambito dei webinar della palestra del professionista digitale e su cui riteniamo che ci possano emergere indicazioni interessanti anche dal punto di vista sia degli aggiornamenti formativi necessari per mantenere una professionalità, ma anche per quanto riguarda le certificazioni, cioè la verifica delle competenze acquisite nell'ambito di questo profilo specialistico, no, che poi trovano riscontro o dovrebbero trovare riscontro nell'ambito di bandi pubblici piuttosto che di sofisticate situazioni di costruzione di team di progetto, perché è evidente che quelle sono le situazioni in cui può funzionare. Che cosa abbiamo preparato? Abbiamo preparato una introduzione da parte del centro di ricerca CRISP di Unibicocca, diretto dal professor Mezzanzanica, che oggi è sostituito dal professor Fabio Mercorio, e che lavora per quanto riguarda l'osservatorio delle competenze digitali. Quindi i risultati che vi proponiamo sono quelli dell'osservatorio delle competenze digitali sponsorizzato da AICA, Assinform, Assintel e Assinter e poi da Confcommercio, Confindustria e CFMT, come diciamo, sintesi di quello che comunque viene rilevato attraverso l'analisi delle cosiddette vacancies, cioè delle offerte di lavoro che vengono registrate sul web. La cosa interessante da mettere in evidenza è che questi dati sono dati reali, freschissimi, molto consistenti, perché la rilevazione non è fatta su un campione di specialisti, ma è fatta sulla totalità delle offerte che vengono rilevate. Quindi, da questo punto di vista, parliamo di diverse decine di migliaia di rilevazioni che vengono analizzate. Il concetto importante che vogliamo in qualche modo mettere in evidenza è che la composizione delle competenze specialistiche per quanto riguarda la costruzione del profilo ha una sua regolamentabilità, riconoscibilità, che è quella che deriva dall'usare lo standard europeo ECF, di Competence Framework, e lo standard ESCO, quello relativo alle competenze d'uso, e questi due standard fanno da riferimento a tutta la ricerca e a tutta l'analisi per quanto, diciamo, definisce la composizione delle competenze digitali, ma anche delle competenze non digitali e delle competenze soft. E quindi il sistema di rilevazione e di analisi è estremamente complesso. La complessità della rilevazione e dell'analisi non vuol dire che sia difficile usare, anzi, si è stato trovato un modo molto semplice di utilizzare. Siamo anche curiosi di vedere se possiamo riscontrare un interesse da questo punto di vista. In particolare faremo vedere un'applicazione specifica di quello che si può fare con i dati rilevati. Noi cominciamo, quindi da questo punto di vista abbiamo invitato a parlare prima di tutti con la presentazione dei risultati della rilevazione dell'analisi sul Digital Media Specialist il professor Mercorio. Poi chiederemo di dare la sua opinione all'ingegnere Vidari, che è anche un docente al Politecnico di Milano, che tratta, diciamo, tutti gli aspetti della comunicazione pubblicitaria digitale fondamentalmente. E chiudiamo con un intervento dell'ingegner Massimo Giordani, che è il presidente dell'Associazione Sviluppo di Marketing e che quindi rappresenta in qualche modo la situazione dei professionisti nell'ambito del digital media specialist che in qualche modo ruotano e fanno parte di questo insieme. Quando parliamo di Digital Media Specialist, poi vedremo meglio la definizione, ma intendiamo fondamentalmente il fatto che ci siano degli specialisti digitali che sono in grado di lavorare sia per quanto riguarda la gestione del cliente finale, la gestione del rapporto con i vari partner che ruotano intorno al cliente finale e, diciamo, in qualche modo di supportare tutta la
la capacità di vendita e commerciale di un'azienda in termini di Salesforce Automation, oltre naturalmente a gestire le comunicazioni e i sistemi di gestione sociale, no? Il social networking. Quindi un sistema comunque complesso che richiede l'ibridazione di due specializzazioni, la specializzazione ICT da una parte e la specializzazione di marketing dall'altra. Ci sono situazioni che conosco in cui il digital media specialist fa parte del marketing e non dell'ICT e viceversa, no, fa parte degli specialisti ICT e non del marketing, avendo evidentemente un interlocutore marketing che sa utilizzare bene comunque quanto gli suggerisce il digital media specialist. Ma vedremo poi, credo, nel merito questo tipo di articolazione. Io chiudo l'introduzione da questo punto di vista, dando la parola al professor Mercorio per presentarci, diciamo, l'indagine, i risultati dell'indagine sul profilo Digital Media Specialist, così come l'abbiamo definito. Grazie. Grazie Fabio. Grazie a voi per questo invito, grazie per l'ottima presentazione perché ha già detto moltissimo delle cose principali relativamente all'introduzione, quindi non mi dilungo, vi dico soltanto, mi presento in breve, io sono appunto Fabio Mercorio, sono docente in Bicocca e collaboro anche con il centro di ricerca CRISP e quello che vi presentiamo è appunto un estratto dell'indagine focalizzando sulla figura professionale del Digital Media Specialist. Allora, per dare un'organicità alla presentazione, non volendomi dilungare troppo, focalizzerò su due aspetti principali che ho espresso in forma di domanda. Il primo è come il dato del web, che adesso declineremo meglio nelle sue caratteristiche, può essere utilizzato per ottenere informazioni riguardo alla domanda di lavoro. Quindi si pensa all'occupazione, alle skill, alle professioni che stanno emergendo o le professioni consolidate che stanno cambiando, i settori economici prevalenti, dove una professione geograficamente è più richiesta rispetto a un'altra e tutte le varie combinazioni appunto di queste dimensioni di analisi. Questa attività, relativamente al dato del web, ultimamente nella letteratura, ma anche molto nella comunità europea, va sotto il nome di Labor Market Intelligence, quindi la capacità di utilizzare algoritmi automatici o semiautomatici per trattare il dato in maniera appunto automatica. La seconda cosa, invece, è come questa intelligenza del mercato del lavoro può essere utile davvero per supportare il decisore nel prendere appunto decisioni di natura politica, quindi se deve prendere una decisione nell'attivare un corso o non attivarlo, se deve decidere relativamente a come sta andando una professione in un territorio, eccetera. Questi sono i due esempi, su questo vi porterò due esempi molto pratici. Quindi quello che è chiaro è che la conoscenza del fenomeno del web relativamente al mercato del lavoro è un fattore abilitante che può supportare diversi attori, ne vedremo due negli esempi che vi mostrerò, per comprendere la dinamicità del mercato del lavoro. Mi dovete, permettere in pochi minuti però di descrivere di cosa stiamo parlando, altrimenti diamo numeri senza una base consolidata della metodologia. Io l'ho molto semplificata, ma ci terrei a spendere qualche minuto nella speranza che di averla semplificata abbastanza, ma per far passare il concetto non della complessità, appunto come diceva prima l'ingegner Bellini, nel senso della difficoltà, ma nel senso della diversa natura di elementi da mettere in gioco per poter alla fine derivare un dato consistente. Per cui che cos'è una job vacancy, quindi che cos'è un annuncio di lavoro? Un po' quello che trovavamo scritto nel giornale qualche anno fa, ma adesso lo troviamo in forma quasi senza limiti di carattere, di natura assolutamente non strutturata, su un qualsiasi sito web. Ecco, questo è un esempio anonimizzato opportunamente di annuncio di lavoro per una professione che è quella del data scientist. Qual è l'obiettivo? Rendere questo testo che ciascuno di noi può leggere e poi all'interno, diciamo, con la sua competenza comprendere, farlo comprendere una macchina. Quindi per provare a concettualizzare, far sì che questo testo sia machine readable, cioè sia possibile, sia, diciamo, comprensibile appunto a una macchina. Quindi estrarre le skill, essere in grado di agganciarle a una tassonomia standard, individuare qual è questa occupazione ed essere in grado di agganciare una tassonomia standard e poi ovviamente anche altre cose che in questo momento ho semplificato. Quindi il concetto di base è il testo deve essere comprensibile a una macchina.
Questo viene fatto quindi in cinque passi. Il primo passo è individuare quali sono queste fonti web relative al labor market, quindi che pubblicano annunci di lavoro, che possono essere utilizzati. Non si prende tutto, perché non è vero che tutto fa brodo, si prendono soltanto quelle fonti che garantiscono una qualità in termini di dato aggiornato, diceva prima l'ingegner Bellini, dati freschi, assolutamente sì. L'aggiornamento del dato è un criterio, la qualità del dato è un criterio. La capacità di esprimere il dato fino alla misura almeno provinciale, un altro criterio, eccetera. Si fa un ranking delle fonti utili e si fa scraping, vuol dire che si prendono questi dati continuamente dal web. Dopodiché si puliscono i dati, considerate che secondo le nostre statistiche circa il 30% dei dati sono doppioni. Quindi per dire quanta domanda c'è di una professionalità è fondamentale riconoscere se è una vacancy, quindi se è un annuncio di lavoro, è un doppio, quindi è una ripubblicazione di un annuncio precedente, oppure no. Vengono poi classificati, questo forse è il task più importante, vengono quindi ricondotti, come abbiamo visto prima, a una tassonomia standard. Più avanti sarà chiaro il perché. Poi si estraggono le skill e gli altri contenuti interessanti da quel testo che avete visto prima, affinché la macchina possa ragionarci sopra. Alla fine, un aspetto che viene spesso trascurato, ma è fondamentale, questa competenza, questa scusate, conoscenza deve essere rappresentata in maniera anche visuale, interpretabile dal decisore che non ha assolutamente una competenza specialistica, ma invece ha una competenza di dominio e quindi sulla base della sua competenza di dominio bisogna esprimere la conoscenza ottenuta. Il task più importante è certamente la classificazione che oggi si fa in parte con il machine learning, poi vi mostrerò un esempio di come facciamo machine learning. Per spiegare in due slide cos'è il machine learning, anche in una faccio un esempio. Abbiamo una fase di training in cui tanti annunci di lavoro vengono mostrati alla macchina. La macchina impara a classificarli secondo una tassonomia, quindi vedete lì sotto ISCO, quello è un codice. Quindi la macchina sta imparando, vedendo tanti, tanti, tanti milioni di annunci di lavoro, impara a riconoscere il testo che li caratterizza. Poi viene fatta una fase di test, quindi con una porzione non contenuta nella fase di training viene visualizzata, viene verificata la capacità della macchina di imparare, un po' come si farebbe tendenzialmente come si fa con gli studenti. Successivamente, quando la macchina è a regime, quello che si fa è utilizzarla per classificare quello che non è noto, quindi gli annunci, milioni di annunci che arriveranno, e sarà la macchina sulla base dell'accuratezza con la quale ha preso la prima fase a andare a regime di fatto e a classificare per noi milioni di annunci di lavoro. Vi mostro questo esempio, in realtà è un prodotto di ricerca che abbiamo appunto finalizzato grazie al termine delle nostre ricerche, in cui appunto l'utente può specificare, vedete, la nazione, la regione, la provincia, fino alla municipale, quindi il comune. Di interesse, quindi in questo caso si attacca alla base di conoscenza partendo da un interesse tipicamente geografico. Successivamente, cosa fa l'utente? Può definire un intorno che è quello di suo piacimento, di suo gradimento, quindi può estendere a piacimento l'area geografica oppure può utilizzare una distanza chilometrica, quindi definire un intorno, definire il periodo di analisi e il sistema in automatico dice tutti gli annunci di lavoro e le varie professionalità individuate. Focalizzando sui software developer, di cui vi dà il riferimento sulla sistema ufficiale ESCO, quindi parliamo del sistema europeo, vi dice il periodo di analisi, il numero di vacanze individuate e poi estrae l'esperienza tipicamente richiesta da questo per fare il software developer, la tipologia contrattuale, i settori principalmente estratti, quindi i settori di riferimento delle aziende che indicano, che cercano professionalità. E poi la rilevanza in termini di hard e soft skill, quindi le soft skill, top 5 soft skill e le top 5 hard skill. Chiaro che questo è un estratto, una scheda di un sistema più complesso che ha molte più informazioni, ma la capacità di esprimere le informazioni in maniera sintetica per l'utente è un aspetto fondamentale, altrimenti la conoscenza non aiuta a formarsi appunto un'idea di come sta andando una professionalità in un territorio specifico. Quello che avete visto per il prodotto di ricerca in questo. Sì? Fabio, scusa, volevo sottolineare un aspetto. Siccome avevo parlato di semplificazione, quello che tu stai indicando è proprio la modalità con cui, dal punto di vista grafico,
si riesce a rappresentare una situazione molto complessa in termini molto più semplificati, ma anche diciamo, la rappresentazione grafica in realtà ha una sua complessità che va interpretata. L'altro Assolutamente. elemento che volevo aggiungere è, siccome tu hai parlato all'inizio del decisore, qui stiamo parlando del decisore che è lo stesso professionista, che in qualche modo si deve riconoscere, quindi da questo punto di vista non stiamo parlando di un decisore astratto, stiamo parlando di chi comunque utilizza questa informazione che può essere ovviamente anche il singolo professionista. Credo che sia importante Assolutamente. evitare di introdurre il dubbio che ci può essere, che ci sia un decisore remoto al di fuori del sistema. Assolutamente, ti ringrazio per questa fondamentale precisazione. Aggiungo che può essere il decisore, può anche essere l'HR che sta cercando di capire come una professionalità sta cambiando in termini di skill o anche nel territorio che gli interessa e quindi fare un recruitment adeguato basato su quello. E continuo dicendo che questa metodologia messa a punto a quest'oggi lo stiamo sviluppando per tutta Europa, per i paesi che vedete in tutta l'Europa, in tutte le 32 lingue, perché ci sono anche dialetti, e considerate che noi in questo momento stiamo scaricando 6 milioni di annunci al mese. Il sistema sarà a regime entro un anno e permetterà di comparare l'intero labor market europeo fino al livello municipale, municipale e comunale. Si capisce qui l'importanza di utilizzare una tassonomia standard, perché vuol dire che paesi diversi, con mercati del lavoro molto diversi, possono confrontarsi e parlarsi. Addirittura regioni di paesi diversi, che magari hanno caratteristiche economiche simili, possono essere comparate. Vado avanti su questo, quindi dicendo che, appunto, entrando nel merito della professione Digital Media Specialist, oggetto di oggi, che appunto quello che vi mostrerò è un estratto di ciò che potete commentato, di ciò che potete trovare all'interno dell'Osservatorio delle Competenze Digitali del 2018. Appunto, la figura del Digital Media Specialist è quella che l'ha descritto benissimo, molto meglio di quanto sto facendo io in questa slide prima, l'ingegner Bellini, dicendo appunto che non è solo una figura, è una figura che dipende molto dal settore in cui va a lavorare, quindi non c'è una definizione olistica, ma se volessimo darne un minimo comune denominatore, è quella professionalità che crea non solo siti, ma anche applicazioni multimediali che combinano la potenza della tecnologia digitale con un uso intelligente, efficace di multimedialità, quindi immagini, grafiche, audio, video, e con l'obiettivo di migliorare la parte comunicativa, principalmente lato web, ma è compresa anche la parte marketing. Poi vedremo nelle skill come questo si declina. Per guardare però a questo, volevo farvi notare che appunto nell'Osservatorio delle Competenze Digitali per le professioni ICT abbiamo individuato, analizzato circa 64.000 annunci unici nel 2017 con la piattaforma che avete visto in precedenza, tra l'altro con una variazione di più 7% di annunci ICT relativamente all'anno precedente 2016, quindi l'Osservatorio 17. E possiamo osservare che la figura del Digital Media Specialist si pone in quarta posizione, certo distaccato rispetto al classico developer che ha ancora il dominio, ma è una figura decisamente importante all'interno del panorama dell'ICT italiano per quanto riguarda gli annunci sul web. Chiaramente questa figura si declina diversamente in termini di domanda nelle varie regioni italiane, divise per aree. Possiamo osservare che il nord-ovest, in realtà un po' su tutte le professioni, ma principalmente in maniera diciamo quasi predominante anche su questa, si afferma e facendo uno spaccato ulteriormente sulle regioni, vediamo che appunto c'è la Lombardia, il Veneto, c'è poi il Lazio, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Toscana, la Campania, la Marche, la Puglia, il Friuli e tutto il resto con minore dell'1%. Quindi questa è la domanda di questa professionalità, come si declina a livello regionale. Vediamo invece il settore economico. Ecco, questo è molto interessante osservare che il Digital Media Specialist è maggiormente richiesto nel settore dei servizi, e questo secondo me conferma un po' quello che prima diceva l'ingegner Bellini introducendo la figura, cioè che appunto non è semplicemente una personalità ICT che magari si occupa del classico social o implementa strategie di marketing web, ma è anche una persona che molti servizi che magari non sono affatto ICT decidono di utilizzare o per curare la parte
digital alla campagna multimediale o per curare anche l'aspetto digitale di comunicazione con i clienti. Ecco, quindi c'è questa trasversalità della figura nei vari settori. Aspetto interessante per l'appunto, che a mia opinione conferma quanto detto, è che questa figura è in controtendenza rispetto alla media delle professioni che si ti osservate, perché appunto mentre qui il settore principale è i servizi ed è secondo soltanto all'ICT Operation Manager che è nei servizi per il 56%, mediamente le professioni ICT osservate impattano nel settore dei servizi per il 20%, quindi questa è proprio una figura che nel panorama ha la sua caratteristica, la sua peculiarità, proprio perché è multisettoriale dal punto di vista del settore economico. Quello che abbiamo fatto, che il professor Mezzanzanica nello scorso webinar credo abbia introdotto adeguatamente, sicuramente non so quanto in dettaglio, è la parte sullo skill rate. Quindi noi osservando le skill, definiamo anche la loro importanza, la loro rilevanza in termini di digital skill, non digital skill e soft skill. Quello che emerge in questo caso è che, per quanto riguarda la diversificazione degli skill rate, questa figura è perfettamente in linea, si vede dal grafico. Quasi la sovrapposizione tra il triangolo rosso con e blu verde con quello arancione, perfettamente in linea con la media delle professioni osservate nell'ICT e richiede una, diciamo, un 41% di digital skill, il 32% di non digital e il 27% di soft. Quindi quello che si può osservare è che è meno digital di un developer, ma lo è più di un process manager oppure di un business information manager. Come ha detto giustamente anche prima l'ingegner Bellini, quello che si fa è usare tassonomie standard. Noi usiamo ESCO, che ha più di 4.000 skill, perché è molto dettagliata, ha una granularità molto fine. Tuttavia, questa granularità molto fine poi paga il prezzo di essere difficile da appunto sintetizzare in poche categorie. Quindi su questo ECF sicuramente ha un vantaggio competitivo. Quindi quello che abbiamo fatto è stato collegare di fatto le skill ESCO alla tassonomia ECF, creando un legame che permette di esprimere le prime in funzione dell'altra. Quindi quello che qui vediamo è come le skill del Digital Media Specialist estratte dagli annunci si dipanano sulle 5 categorie skill di ECF, che sono build, quindi capacità di, diciamo, di costruire, di abilitare processi e servizi, di gestire, di pianificare e di eseguire. Chiaramente quello che avete visto prima, fa intendere che questa granularità può essere anche espansa ulteriormente, ed è quello che facciamo. Quindi per ciascuna di queste 5 categorie noi possiamo ulteriormente capire cosa ci sta veramente chiedendo, usando ancora una volta ECF. Quindi vediamo che questa capacità di enable, si gestisce, si dipana, principalmente come capacità di marketing digitale, di gestione della conoscenza, di gestione delle vendite e sviluppo del personale. Per quanto riguarda invece capacità manageriali, parliamo di gestione della relazione, di seguo le frecce anch'io, di miglioramento dei processi. Per quanto riguarda capacità di costruire, parliamo di sviluppo di applicazioni, parliamo di integrazione di componenti e via dicendo. Quindi chiaramente la dimensione della barra dice dell'importanza. Si può andare oltre, quindi si può scendere ancora più a livello di dettaglio. E quindi si può arrivare alle famose elementary skill, che sono le skill ESCO che grazie al ponte descritto in precedenza abbiamo agganciato ai CF. La tabella di sinistra copre più del 50% della totalità delle skill per la figura professionale e vediamo che principalmente, esattamente come diceva prima l'ingegner Bellini, si dipanano in capacità di gestione delle relazioni, qui sono tipicamente soft skill che Mezzanzani ha introdotto la volta precedente. In capacità di marketing digitale e qui ci sono sia soft skill che hard skill, quindi vediamo oltre ai vari prodotti di computer grafica, il SEO per la gestione del posizionamento sui motori di ricerca, ci sono alcuni CMS per la creazione di contenuti digitali come WordPress, eccetera. Nella capacità di enable ci sono delle competenze anche di matematica, analitici e statistica per appunto elaborare i dati, eseguire un minimo di elaborazione dati per derivare analisi e statistiche dalle campagne effettuate. Poi c'è una capacità concreta di creare soluzioni. In questo caso, tipicamente troviamo
le competenze digitali del web, quindi CSS, c'è anche HTML5, JavaScript per i siti web e via dicendo. Poi troviamo invece nella parte destra competenze richieste ma in misura minore. Quindi cosa stiamo dicendo? Che possiamo esprimere la gerarchia ESCO, che definisce fino a 4.000 skill, in una gerarchia molto più compressa, che è quella di ECF, che quindi ci dà profondità, ci fa capire principalmente come queste skill sono importanti e quanto lo sono. Passerei, quindi passerei... Prego, prego. Scusa, Fabio, aggiungerei un appunto mentale importante. Tutte le classificazioni che hai citato sono, sappiamo che sono di produzione europea, ma che cosa garantisce questo tipo di origine e questo tipo di responsabilità a livello europeo? Che le classificazioni e le definizioni vengono aggiornate in termini sistematici. Quindi per una volta tanto la congiunzione delle varie necessità di seguire gli aggiornamenti del tecnologici ha portato anche a una soluzione di policy, chiamiamola così, a livello europeo, che è quella di costruire un sistema di riferimento standard che viene aggiornato a cura degli specialisti europei rappresentati attraverso sostanzialmente gli standard europei stessi. Avete visto il riferimento al CEN e all'UNI italiano, all'ente di unificazione standard italiano, che rappresenta da questo punto di vista l'Italia rispetto all'Europa. Quindi standardizzare quello che voglio sottolineare è queste classificazioni vengono aggiornate e la responsabilità di questo aggiornamento è al di sopra di chi li sta usando, e quindi da questo punto di vista è una terza parte indipendente che garantisce il fatto che l'aggiornamento venga fatto correttamente. Sì, e garantisce anche un lavoro oneroso e ne garantisce appunto l'aggiornamento. Considerate che ESCO ormai ha la sua, parlo di ESCO che ce l'ho più presente anche tecnicamente, ormai ha la sua seconda edizione e ogni 6 mesi ha un aggiornamento, quindi è assolutamente vero quello che diceva l'ingegner Bellini su questo aspetto. È una standardizzazione che paga questa volta, però, mentre di solito vado avanti. Vediamo brevissimamente l'esempio, credo che tu c'hai subito dopo. Sì, ho due esempi molto veloci, appunto perché, come si diceva prima, questa analisi è molto interessante, come diventa utile per decidere, quindi come si trasforma in criteri decisionali. Non c'è un passo automatico, evidentemente, per fortuna, aggiungo, altrimenti deciderebbero le macchine, ci siamo ancora noi a decidere. Vi faccio due esempi pratici. Il primo ci tocca personalmente, quello del BI Master in Big Data Analytics che facciamo qui all'Università Bicocca, su cui anch'io sono coinvolto insieme a Mezzanzani ed altri, e noi avevamo bisogno di capire come stesse evolvendo il mercato in termini di figure di BI Analyst, Data Scientist, per capire che cosa insegnare nel corso, perché il Master deve essere abilitante alla professione. Quindi abbiamo fatto il lavoro, abbiamo usato lo strumento che avevamo utilizzato proprio per questo scopo, e quindi alla fine quello che riusciamo a ottenere e di cui rendiamo ragione agli iscritti che poi vengono a chiederci conto è l'andamento degli annunci del data scientist, le hard skill richieste, e noi definiamo i percorsi formativi e i syllabus dei corsi sulla base di quello che emerge, perché è un master di secondo livello che deve aiutare a trovare lavoro, quindi deve matchare perfettamente la richiesta del mercato del lavoro. Quindi noi questo l'abbiamo proprio usato tecnicamente per capire cosa insegnare e come insegnarlo. Vabbè, abbiamo fatto anche per altre figure professionali che adesso risalto. Il secondo invece è un bel progetto di qualche anno fa, ma di cui sono molto contento, che abbiamo fatto per l'ufficio scolastico per la Lombardia della provincia di Brescia, che aveva il problema di voler raccordare l'offerta formativa degli istituti tecnici professionali per far capire come questi istituti professionali, le figure uscenti da queste figure professionali, potessero trovare lavoro nell'area di riferimento della provincia di Brescia. Quindi quello che abbiamo definito, sempre usando la stessa conoscenza, quindi vedete, stesso database conoscitivo, tantissime domande e quindi tanti modi di esprimere diversamente, anche da un punto di vista grafico, quell'informazione. Abbiamo fatto individuando dapprima per l'area delle informatiche e telecomunicazioni del Ministero, gli istituti nella provincia di Brescia. Poi abbiamo visto l'andamento degli annunci per le figure professionali uscenti da questi istituti, facendo vedere anche quali erano i laureati diplomati per quell'anno, quindi facendo vedere che
come dire, l'offerta copriva abbondantemente la domanda, sempre nella provincia, quindi parliamo a livello provinciale, soltanto a livello provinciale. Poi abbiamo suddiviso gli annunci per zona e poi abbiamo individuato le professioni, le top tre professioni più richieste, dove queste tre professioni sono quelle che gli istituti formano, quindi sono persone, tecnico programmatore, quindi una figura professionale che può essere tranquillamente ricoperta da un diplomato di quegli istituti. Lo stesso vale per i gestori delle basi di dati e tecnici per la telecomunicazione. In questo modo anche gli istituti, oltre che al provveditorato, volevano dare evidenza che nella provincia non solo c'era una possibilità di domanda per le figure professionali uscenti, ma c'era anche l'offerta. Abbiamo poi individuato le skill, dividendole, come abbiamo visto prima, tra, diciamo, professional, soft e hard skill in sostanza, e abbiamo mostrato che anche l'esperienza richiesta era importante, ragione per cui molti si sono convinti a applicare per per l'alternanza scuola-lavoro, capendo che questo poteva essere un vantaggio competitivo uscendo dall'istituto tecnico, andando a lavorare per queste figure che richiedono già esperienza, quindi averla poteva essere un vantaggio. Quindi questo è stato utilizzato dalle scuole principalmente per rendere, come dire, per fare da questo punto di vista awareness riguardo alla figura professionale che loro formavano e alla richiesta nel territorio di quella figura. Chiaramente poi queste schede, che tra l'altro sono pubblicamente disponibili online, sono state fatte ciascuna per ciascuna delle aree tematiche del MIUR, sempre per quelle figure professionali, scusate, sempre per quelle, per le scuole della provincia di Brescia. Quindi concludo, perché ho parlato troppo, chiedo scusa. Tre considerazioni finali. Labor market. Scusa, non solo per sottolineare che queste professionalità analizzate non hanno a che vedere necessariamente col digital media specialist, sono assolutamente. No, assolutamente. Scusami, sì, assolutamente. Questo è trasversale, prescinde totalmente dal digital media specialist. Era per far vedere fin dove si può arrivare ad aiutare il decisore e quale tipologia di decisore con i dati che vi ho presentati. Quindi l'LMI, Labor Market Intelligence, è capace di cogliere fattori di cambiamento e trend legati a professioni anche diverse, come abbiamo appena detto, e skill praticamente in tempo reale. Il nostro aggiornamento è settimanale, quindi noi abbiamo dati aggiornati alla settimana precedente. Il trattamento del dato deve essere trasparente, perché non è vero che ogni fonte fa brodo, falso, e la metodologia deve essere definita affinché ciò che si deriva sia credibile e consistente, abbia la sua consistenza, abbia la sua dignità. E questa conoscenza, alla fine, deve essere veicolata in funzione della domanda. Non basta la conoscenza in sé, il database, se vogliamo semplificare in sé, deve andare incontro alle domande del decisore sulla base appunto di quello che lui vuole decidere. Quindi questo è un fattore abilitante per conoscere come una professione sta cambiando, quali sono le skill richiesti, cosa appunto inserire per esempio in un piano di formazione e renderne ragione, come vi ho mostrato, o quali sono gli skill da acquisire per migliorare la propria posizione lavorativa nel caso in cui si voglia evolvere verso un'altra figura professionale, una sorta di gap analysis. Io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande sono qui a disposizione. Grazie Fabio, mi sembra molto importante sottolineare che emerge un disegno molto complesso ma anche abbastanza chiaro di quelle che sono le soluzioni che si possono intraprendere. Sottolineerei il fatto che c'è una, diciamo, che c'è un approccio complessivo molto articolato che va a toccare, scusa se lo dico in modo un po' sorridente, ma va a toccare componenti di intelligenza artificiale in qualche modo in le cose che hai detto, no? Che poi sì, mi sono soffermato, ma certamente sì. Sì, potremmo riesaminare in un altro momento, ma in realtà senza le quali componenti non sarebbe possibile arrivare ad avere dei risultati di questo genere, quindi in questo senso sono coerenti con la complessità. Io passerei a questo punto la parola all'ingegnere Federico Vidari, l'accento è importante, per avere qualche commento. Vidari, da questo punto di vista, è un consulente, docente del Politecnico, quindi ha un doppio cappello in cui credo le competenze, le esperienze pratiche possono essere molto importanti per dare un contributo a questo tipo di tematica. Infatti, spero di sì. Intanto buonasera a tutti, sono Federico Vidari, sono Head of Digital Transformation Design in una società che si chiama Antrim e che sviluppa servizi digitali, quindi
dal service design a quella che è poi lo sviluppo informatico di tutti i touch point, siti web, mobile app, realtà aumentata, realtà virtuale e così via. Adesso non voglio fare il pieno di buzzword. Contemporaneamente ho la fortuna e l'onore, vorrei dire, da circa 20 anni di insegnare al Politecnico di Milano nella scuola di design della comunicazione e ho un corso dove vedo passare, diciamo, 19enni, 20enni, quindi da un po', ho visto alcune generazioni, e forse da qui vorrei fare la prima considerazione. Ecco, diciamo spesso, e lo condividevamo anche prima, che della necessità di aggiornare continuamente le competenze e quindi i programmi di formazione. Ma provo a spiegare questa necessità con un esempio anche molto pratico. Ecco, nel mio corso noi in sostanza un punto cuore è la creazione di una campagna pubblicitaria per lanciare una nuova marca, laddove tra l'altro usiamo una definizione di marca che è la relazione tra domanda e offerta in un contesto competitivo, e questa definizione è particolarmente utile da quando il digitale ha invaso la comunicazione e quindi anche le interazioni. Il digitale ha moltiplicato, forse ha elevato a potenza il numero di interazioni e quindi di conseguenza il valore della marca è fortemente influenzato, anzi vorrei dire basato, sulla qualità di queste interazioni. Allora, i miei studenti, c'è un momento in cui per lanciare una marca devono fare una campagna pubblicitaria, e magari una decina di anni fa, alla nascita dei social media, parliamo, non so, 2007-2008, prevedevano di utilizzare dei mezzi di comunicazione, quelli che chiamiamo ATL, above the line, o tradizionali, quelli dall'alto al basso, la televisione, la radio, e magari avevano dei mezzi mode del momento, che poteva essere 10 anni fa la promo card, cioè quella cartolina che si trovava dentro alcuni locali e che permetteva quindi di veicolare messaggi a un certo tipo di persone targetizzate sulla base del tipo di locale, ecco, se possiamo dire. Facebook era molto agli inizi, e se facciamo un salto e arriviamo a quest'anno, nel svolgere le esercitazioni, anche le lezioni, ecco, il mio è un corso che si basa sul fare un progetto, quindi un corso è un workshop, abbiamo dovuto introdurre addirittura da quest'anno, proprio come passaggio obbligatorio, l'impostazione di una campagna pubblicitaria anche su Facebook, e non in maniera teorica, ecco, questo vorrei dire, non ci accontentiamo del fatto che il gruppo di studenti nel presentare il progetto ci dica useremo internet oppure useremo i social media, ma esigiamo che vengano proprio utilizzati gli strumenti di simulazione che la piattaforma Facebook o la piattaforma Google offre, per provare e mettere, diciamo, hands on, mettere le mani in pasta e scontrarsi con quello che è il problema della targetizzazione e delle differenze enormi a volte che intercorrono tra una piattaforma e l'altra. Se parliamo di AdWords o parliamo di Facebook, spesso le troviamo associate e citate in maniera molto vicina, ma naturalmente rispondono a degli obiettivi che sono profondamente diversi. Ecco, adesso senza aprire un seminario su questo, però AdWords è una piattaforma che eroga annunci sulla base delle ricerche che un utente fa su Google, e quindi siamo in presenza di un bisogno espresso in maniera esplicita e volontaria, quindi il potenziale consumatore ha chiesto effettivamente qualcosa, mentre sulla piattaforma Facebook possiamo targetizzare, scusate il brutto termine, diciamo dirigere questi messaggi dei pubblici di persone potenzialmente interessate a qualcosa, perché ne stanno parlando dentro la chat, ne stanno parlando con il loro post, sono iscritti a una serie di pagine, eccetera. Questo per dire, senza entrare nel merito della piattaforma, ma che è sicuramente necessario fare due cose, quindi da un lato aggiornare la conoscenza delle specifiche piattaforme, e naturalmente ponendoci però a un livello universitario, e quello, quindi quello di formare dei profili che non sono usciti dal corso che una piattaforma stessa potrebbe fare. Ecco, quindi andiamo naturalmente a dover toccare con mano le difficoltà per far capire dei concetti, e al tempo stesso abbiamo l'esigenza di far uscire dei laureati che siano in grado di affrontare la versione nuova della piattaforma. Ecco, teniamo conto che
sempre per citare queste che sono le principali, c'è un aggiornamento sostanziale che va nell'ordine di poche settimane. Io dico spesso mediamente, sono ogni 6 settimane bisogna reimparare a usare Facebook e a usare Google AdWords, solo per citarne alcune, proprio nella loro natura e in come vengono utilizzati. Quindi l'esigenza da parte mia, la mia testimonianza è che nel comunque preservare un tipo di formazione che è basata proprio anche sul padroneggiare concetti che comunque restano validi per alcuni decenni, dobbiamo però calarci in quello che è l'utilizzo della piattaforma stesse, farle provare e metterle insieme. Ora, questo lo vediamo più nei corsi. Dal punto di vista più invece del lavoro, posso raccontare che Antrim ha una impostazione delle competenze che è il cuore proprio della sua offerta commerciale, anche diciamo del modo in cui si pone sul mercato, e cioè la capacità di ragionare in maniera cross competenziale, ecco, non saprei dire la parola migliore, tra chi progetta diciamo campagne, servizi digitali, diciamo chi progetta digital media e chi li sviluppa. E quindi questa capacità vorrei raccontarla sempre molto brevemente, ma anche in questo caso con alcuni esempi. Abbiamo un paio di anni fa realizzato il sito del Piccolo Teatro di Milano, che è un sito che naturalmente racconta gli spettacoli in programma del cartellone di questo prestigioso teatro ed è una biglietteria online, quindi di fatto rappresenta un e-commerce. Ora il digital media specialist qui ha un grossissimo ruolo, è proprio centrato nell'occuparsi di un progetto di questo genere, perché sicuramente in un progetto di questo genere va a impostare quello che chiamiamo digital marketing funnel, quindi andrà a chiedersi attraverso quali passaggi dalla far conoscere il Piccolo Teatro, quindi la notorietà, far conoscere i suoi programmi, fino ad arrivare a convincere le persone che uno spettacolo vale la pena di essere visto e quindi l'acquisto di un biglietto. Questa serie di passaggi che comunemente chiamiamo funneling, oggi ha bisogno sempre di più di due cose fondamentali. La prima è una grossa sensibilità a quello che non è l'utente visto in maniera un po' ingegneristica, l'utente che esegue un task, è possibile che l'utente lo esegua? Sì, poi non lo esegue e ci chiediamo perché, ma una sensibilità che chiamiamo human-centered design e quindi che va a vedere come le persone da umani si comportano veramente. E quindi, per esempio, davanti alla possibilità di effettuare un acquisto online, lo human-centered design si chiede: ho risolto tutte le istanze, per esempio, di sicurezza, e quindi il sistema che la persona sta utilizzando ha trasmesso, è stato in grado di essere semplice da usare, ha dato una motivazione di essere usato, ma anche la sicurezza necessaria a inserire, per esempio, i dati di una carta di credito. E questo ancora di più si può calare in una necessità di avere delle competenze che sfociano anche nel tecnologico, quindi una parte di psicologia, una parte di tecnologia. Col Piccolo Teatro abbiamo trovato una situazione per cui venivano persi 1000 carrelli all'anno, cioè 1000 acquisti che non venivano conclusi perché c'era una difficoltà di server di pagamento, quindi un problema di velocità e quindi di progettazione ICT del sistema. E questo generava però, dal punto di vista di quella che chiamiamo la user experience, una problematica per cui un tempo di attesa troppo lungo sappiamo che comporta una reazione di qualche tipo da parte dell'utente. E in questo caso l'umano viene fuori facendo la cosa più banale che possiamo fare su un browser, cioè premere back per cercare di tornare a una situazione precedente nota nella quale la persona utente si sente sicuro, cioè ha i riferimenti. Questo nel sito precedente a quello che abbiamo trovato e che poi abbiamo modificato era una situazione non prevista, quindi c'è una difficoltà tecnologica, diciamo, sotto, più a livello server, e una difficoltà tecnologica in come il front-end rispondeva. Sistemate queste due cose, siamo passati dall'avere 1000 carrelli all'anno persi ad averne meno di 30, con anche un interessante risvolto per cui il Piccolo Teatro si è ripagato in minor carico, soddisfazione del cliente e biglietti venduti, questo intervento che era parte ovviamente del rifare tutto il sito.
Un altro aspetto interessante nel quale vediamo come, sempre questa competenza del Digital Media Specialist si deve allargare e ibridare, è il retail, cioè il negozio, quindi quella realtà che già si sta da tempo, da anni, strutturando per misurare, per esempio, tutta una serie di KPI che cercano di misurare qual è il ritorno dell'investimento all'interno dei negozi. Questo, le grandi catene di retail lo fanno da tempo, ma l'esplosione degli ultimi mesi, oserei dire, è il cosiddetto phygital, no? Cioè il physical and digital. E anche qui stiamo lavorando con Calzedonia, come Antrim, insieme tra l'altro al Politecnico di Milano. Abbiamo fatto un workshop con una classe internazionale di studenti, dalla quale sono usciti dei filoni diversi di progettazione, che non sto a approfondirli, ma diciamo che vanno proprio a cercare di capire qual è l'impatto sia della digitalizzazione e della digital transformation, che investe in modo diverso con il quale le persone acquistano, per cui magari si informano sul web e poi vanno in negozio ad acquistare, quindi i modi con i quali possiamo costituire un'esperienza unica e andarla quindi anche a misurare. E poi l'impatto diretto dei dispositivi digitali, come possono essere gli smart mirror, che sono degli schermi interattivi, multitouch, ma che sono anche in grado di fare da specchio, da mirror, e quindi particolarmente sono dei dispositivi particolarmente adatti all'interno del retail moda. E in questo senso interessano tanto. Allora, il Digital Media Specialist, a mio parere, deve arrivare ad avere questa sensibilità in cui non si risolve tutto nell'aspetto ICT, quindi nell'aspetto online, ma va anche a capire quella parte che può essere digitale o meno, perché può essere anche un'interazione con un commesso, che è conseguenza di tutta una preparazione nel processo di vendita fatta sui consumatori e che arriva a risolversi, ad attualizzarsi, a perfezionarsi all'interno di uno spazio di vendita. Sempre di più, avendo magari un ultimo punto, che è quello della transazione di pagamento, quindi della transazione finanziaria, che è effettuata tirando fuori un cellulare e usando una delle tante app che in questo momento ci stanno trasportando verso il pagamento digitale. Grazie, grazie Federico per queste esemplificazioni che aiutano in qualche modo a concentrarci poi sulla figura del Digital Media Specialist in quanto tale. Io proverei a chiedere a questo punto, non nel senso che provo a chiedere, chiedo di provare al Massimo Giordani, come presidente di AISM, di dare un po' un quadro di riferimento rispetto alle tante articolazioni che comunque il Digital Media Specialist può avere sulla base dell'esperienza che deriva dal fatto di gestire un'associazione con una complessità di proposte, diciamo, e di soluzioni possibili che credo sia molto articolata. Sì, buonasera a tutti. Devo dire che il lavoro di quello che può essere definito il Digital Marketing Specialist, quindi comunque un cappello che identifica una serie di competenze che negli anni sicuramente sono anche cambiate parecchio all'interno di un'associazione come AISM, è particolarmente evidente, cioè questa eterogeneità di competenze in associazione la vediamo assolutamente da sempre e tra l'altro sempre di più man mano che la tecnologia ci offre delle opportunità che possono essere opportunità sicuramente dal punto di vista tecnologico, ma io credo opportunità soprattutto di tipo relazionale, perché al di là della componente strettamente tecnologica non dimentichiamo che oggi quello che è il punto di partenza per qualunque strategia di marketing e di comunicazione è che cosa vogliamo comunicare al nostro mercato, al nostro possibile utente. Quindi comunque dobbiamo partire, le aziende devono partire dalla consapevolezza del messaggio che vogliono far passare al mercato. Quindi qui si innestano all'etica, storytelling, altro termine che è diventato una buzzword in questi ultimi anni, ma che poi effettivamente pochi fanno in maniera veramente strutturata. Ecco, queste sono tutte competenze che in qualche modo si collegano ed entrano all'interno
delle tematiche di cui stiamo discutendo e delle figure professionali che stiamo in qualche modo cercando anche di aiutare a conoscere il mercato e in qualche modo svilupparsi. Ma voglio portare un'esperienza anch'io di tipo didattico. Nel 1996 è partito all'Università di Torino un master in progettazione e management del multimedia per la comunicazione, che all'epoca aveva un nome diverso, perché si chiamava Master in Tecnologia e Comunicazione Multimediale. Oggi quel termine evidentemente è diventato quasi desueto, il titolo è diventato Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione, però quello che abbiamo visto in 23 anni di sviluppo di questo master universitario è che, al di là dell'ottimo tasso di ricezione del mercato, che praticamente a 6 mesi ha sempre assunto più del 90% di masterizzati, effettivamente ogni anno abbiamo dovuto inserire delle competenze diverse, magari abbandonandone altre. È un caso che mi sembra abbastanza eclatante nel percorso di questo master, è stato quando, dopo alcuni anni in cui avevamo un modulo didattico anche importante su Macromedia Director, noto all'epoca programma di gestione interattiva, multimediale, eccetera, eccetera, straordinariamente potente per quegli anni, beh, a un certo punto ci siamo ritrovati in un mercato dove questo strumento stava morendo e quindi abbiamo dovuto chiaramente riorientare quella parte, quella componente più tecnologica legata all'applicazione di una piattaforma software verso altre soluzioni che andavano, che so, banalmente oggi WordPress è quello che offre la maggior parte delle soluzioni web dal punto di vista dei CMS, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che parliamo di un qualcosa che è estremamente dinamico, estremamente in movimento e soprattutto richiede, parlando come Associazione Italiana Sviluppo Marketing, richiede un grande sforzo dell'associazione nell'andare ad ascoltare le due anime del mercato. Da un lato chi è un professionista del marketing e dall'altro le aziende che hanno bisogno di queste competenze. E in mezzo chi c'è? In mezzo ovviamente c'è un mercato che alla fine dal punto di vista tecnologico potrebbe anche non avere nessun particolare interesse, ma dal punto di vista invece del contenuto, del messaggio che le aziende vogliono far passare, evidentemente quello è il focus su cui il mercato va a concentrare la sua attenzione. In mezzo a questo ci sono altri aspetti, e ne cito uno per tutti perché è uno di quelli a cui tengo veramente di più, che è un concetto di etica del marketing, di sostenibilità del marketing. In un'epoca in cui le fake news dominano, in un'epoca in cui l'utente medio può anche fare fatica a capire qual è un messaggio che ha una fonte attendibile, che ha veramente una sua credibilità, da un messaggio che invece è chiaramente messo in rete per distogliere la sua attenzione e magari riorientare i suoi interessi, di qualunque genere essi siano, verso altri obiettivi. Ecco, qui io credo che la professione di chi si occupa di marketing, la professionalità di chi si occupa di marketing, debba tenere veramente la barra dritta con forza verso tematiche di etica e di sostenibilità anche del marketing. Ecco, questi sono aspetti di cui si parla, secondo me, troppo poco, perché ci si concentra moltissimo sull'aspetto tecnologico, ci si concentra spesso, anche nelle aziende, sul saper fare. Cerchiamo una persona che abbia delle forti competenze strettamente tecnologiche, e magari si tralascia quello che può essere un aspetto di capacità di governare il contenuto in maniera intelligente. Queste sono tematiche su cui, secondo me, sarebbe utile anche fare degli approfondimenti. Metto un like a quest'ultima cosa, se posso. Grazie. No, mi piacerebbe confrontarmi con voi su questi spunti. La cosa che volevo chiedere ancora un attimo a Massimo è, questa ultima osservazione riguarda in particolare anche il fatto di entrare nell'ordine di idee che alcune professionalità possono essere certificate, perché la certificazione poi va in qualche modo a verificare il saper fare, che non vuol dire ovviamente saper fare solamente dal punto di vista tecnologico, vuol dire saper fare in termini complessi, esattamente come tu stai indicando. Quindi in questo senso il saper fare viene visto, almeno dal punto di vista della certificazione, come un elemento di concretezza della capacità di affrontare problemi, e se sbagli l'approccio
da questo punto di vista, se dai troppa importanza alla tecnologia e troppa poca importanza alla psicologia del cliente, sbagli comunque, insomma. Quindi è un saper fare che deve tener conto di entrambe le aree di competenza necessarie, quelle tecnologiche da una parte, ma anche quelle, diciamo, psicologiche e individuali e personali e comportamentali dall'altra. Sì, assolutamente, questo è un tema molto interessante e importante, perché le professioni non ordinistiche oggi, come dire, non hanno dei percorsi strutturati, almeno quello del marketing non ce l'ha, e noi come Associazione Italiana Sviluppo Marketing abbiamo fatto proprio a gennaio richiesta al MISE per l'inserimento nell'elenco delle associazioni che sono inserite in questo elenco e che rilasciano una propria certificazione. Quindi in questo senso stiamo lavorando proprio per arrivare a definire un percorso che come Associazione Italiana Sviluppo Marketing riteniamo opportuno proporre a quelli che sono i professionisti, sia essi freelance, sia essi all'interno delle aziende, non importa, ma che hanno bisogno e che sentono il bisogno di avere un qualche tipo di inquadramento e di indirizzo in un mondo che cambia alla velocità della luce. Quindi credo che sia un tema molto complesso su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, chi si occupa di tecnologia, chi si occupa più specificamente di scienze umane e anche chi si occupa evidentemente di tutti gli aspetti collegati, sia dal punto di vista economico, comunicazione e quant'altro. È veramente un tema molto complesso su cui credo abbiamo molto lavoro da fare. Grazie. Allora, siamo verso la chiusura, abbiamo tempo per qualche domanda, una o due domande se ci sono, e eventualmente di qualche osservazione. Ringrazio tutti per la partecipazione e nessun problema, se qualcuno vuole approfondire, di mandare una mail ad AICA piuttosto che una telefonata per avere qualche indicazione in merito. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Arrivederci.